sindaco Giudici, stamattina presente anche lei a questa bella inaugurazione. In qualche modo si crea questo circolo vizioso e positivo, virtuoso, tra pubblico e privato. Il suo pensiero? Beh, che nell'ambito della sanità e della cura ci sia spazio anche nei privati, certo che ci sia spazio nei privati. Poi comunque promuovere comunque una sanità pubblica e garantita e convenzionata è più che mai necessario. Qui oggi inauguriamo una struttura d'eccellenza, anche se privata, è una struttura d'eccellenza che si muove nell'ambito della prevenzione e della cura ai cittadini. Carano Pertusella è un paese che è aumentato di numero la sua popolazione, oggi ha superato i 18.000 abitanti. Aveva necessità di spazi di questo tipo, di cura, multispecialistici. E quindi sono particolarmente contento che un privato abbia anche risposto a un appello mio, che ormai da qualche anno sto facendo. L'amministrazione di Corno Pertusella, anzi, aveva anche proposto ai soggetti privati di poter recuperare un edificio storico, che è quello di via 4 Novembre, mettendo a disposizione proprio per servizi di questo tipo. Non c'era stato un riscontro a suo tempo e oggi mi fa particolarmente piacere invece che un privato ha inteso aprire una struttura di questo tipo con particolare attenzione anche all'ambiente, perché ho visto che anche nel parcheggio abbiamo anche una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Ho visto, e poi particolarmente accogliente come ambiente, perché l'ho visto molto luminosi. So che anche i professionisti che verranno a visitare sono professionisti d'esperienza e quindi sono anche sicuro che i servizi che verranno fatti sono servizi di qualità. E quindi che in un periodo di emergenza, di lockdown, si possa aprire servizi dedicati alla cura ai cittadini, per un sindaco non può che essere un momento particolarmente piacevole e positivo.